Amici da Tactical Raiders, bentornati all'Isola del Tiro. Oggi siamo alla linea dei 10 metri per provare questo magnifico esemplare di Smith Wesson, modello 625 Performance Center. Però come sempre, prima di iniziare, voglio rilanciarvi l'invito a seguirci sui nostri social, like la pagina Facebook, iscrivervi al canale YouTube. Mi raccomando, seguiteci anche su Instagram, perché oltre ad avere purtroppo la visibilità ridotta, sapete, i nostri argomenti non vanno tanto giù ai padroni dell'informazione, è importante che ci seguiate lì, perché mettiamo dei contenuti diversi, alternativi e interattivi. Quindi Tactical Raiders Shooting, scritto così come ve lo sto dicendo. Smith Wesson 625 Performance Center, questo bel revolverone ad azione mista dalla chiara vocazione sportiva come nascita. Non so se questo è il modello proprio, quello dedicato, quello sviluppato insieme al grande Jerry Mikulek. Ho fatto delle ricerche su internet e il colore della guancetta dovrebbe dirmi di sì, però non vedo altre scritte, altre firme o altre qualcosa. Comunque, vabbè, è comunque un bellissimo revolverone. Ha la particolarità di essere camerato per il 45 CP, che sappiamo che notoriamente è un calibro da semiautomatica. L'alimentazione è possibile grazie alle lunette, che sono queste specie di gabbiette nel quale si incastra il fondello della munizione e permette di, uno, ovviamente camerarle nel tamburo, due, permette un cambio, un carico, uno scarico molto rapido. Infatti, secondo me, questa più che per lente mirato ha una vocazione di tiro dinamico. E devo dire che dai filmati che ho visto sempre del grande Jerry, devo dire che miseria se viaggia. Comunque è comodo anche il fatto, ripeto, di caricarla e scaricarla in un colpo solo praticamente. Allora, poi sapete che io adoro il 45 CP, mi piacciono le revolver, quindi ci vado a nozze con un modello del genere. Veniamo alla lettura dell'arma, partendo dalla volata. Vi dico, allora, prima di tutto, impugnandola è proprio un bel revolverone, bella piena, bella grossa, bella pesante, fortemente appruata. Partendo dalla volata troviamo questo mirino a grossa fibra ottica, molto rialzato, inserito in un supporto rettangolare. Percorrendo la linea di mira lavorata a mille righe, troviamo la tacca di mira posteriore della LPA con faccia nera e due riferimenti in fibra ottica verde, quindi bello il contrasto rosso-verde. Tacca della LPA naturalmente regolabile. La finitura è totalmente spazzolata, tranne che per il contrasto con il grilletto, il meccanismo di apertura del tamburo e il cane, che sono bruniti. La guancetta è in legno multistrato, vi dicevo, ne ho trovate alcune in rete con dei colori un po' più sgargianti, e questa di questa particolare tonalità dovrebbe essere appunto riconducibile al modello di Jerry, però ripeto, io non vedo altre firme o tag in giro, ma questo poco importa. Lo scatto è una cosa particolare, io non sono abituato alle revolver, lo sapete, però appena ho provato a scattare con questa, in azione singola, si appoggia il dito sul grilletto, non fa la minima piega, non ha precorso, non ha niente, è fisso e tac, scatta leggerissimo, senza neanche muoversi, tac. In doppia azione invece è molto fluida, anche qua la trazione non è eccessiva, è molto fluida e molto molto ben utilizzabile. Io tirerò i primi 6 colpi sul bersaglio circolare modello RE, che mi attende a distanza di 10 metri, li tirerò in azione singola, che comunque sia, secondo me nel lento mirato ci può stare, mentre per la doppia azione dopo arriveremo allo zombie test o qualche altra prova che inventerò strada facendo. Quindi direi che è il momento di farla cantare. Ora mi è arrivato un aggiornamento, una breaking news dal mio staff, e dice che quella di Jerry ha un logo su questo lato del castello, quindi probabilmente la guancetta di questo colore è un aftermarket, però questa trattasi di un esemplare di serie, normale, vi dirò se quella di serie normale è così, immagino quella di Jerry. Molto facile, vi dicevo, il caricamento, praticamente cadono nel tamburo all'unisono, vincolate da questa gabbietta della lunetta, e via! Thank you.
Allora, sensazioni di sparo. Lo scoppio in sé, lo sparo è docile, sa che comunque 45 cp è una palla molto pesante, però non è una bestia di nervosismo. È ben domato dal peso e dall'approvamento del mezzo, veramente è bel mattone. Non mi piace la guancetta né esteticamente né a livello di grip, perché comunque sia scivola, scivolosa. Io già con il revolver non è che abbia tanta familiarità. Bisogna stringerla un po' tanto, secondo me, per tenerla anche solo, per vincere l'approvamento. Bisogna tenerla un po' stretta. Secondo me tenerla stretta con questo scatto più leggero si tirano un po' per i capelli. Sono andato piuttosto alto e ho provato a correggere uno andando lì basso. Fosse mia, gli darei una tacchettina, perché a me piace andare a sfioro. Ovviamente noi usiamo le cose che ci capitano. Altro da dire? No, c'è lo scatto, è tanta roba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sì. Secondo me, nelle mani giuste può fare molto molto meglio. Comunque non è che ho fatto boiate in giro. Un po' alti però, a parte il fuggitivo, prendendo anche il fuggitivo siamo qua, evitando il fuggitivo siamo qua, è conducibile ancora al cerchio interno del centro. Ora cosa facciamo? Ah, mirini belli. C'è un po' di aria tra i due mirini, però, ripeto, secondo me è più improntata sull'istintività e sull'utilizzo nel dinamico, nella doppia azione. Adesso lo proverò, perché è il momento di zombeggiare. Il zombino partirà da una distanza di 10 metri, avanzerà verso di me, come sempre nella simulazione di uno zombie che mi vuole magnare la faccia. Io con altri 6 colpi, stavolta mano singola, tirando in doppia azione, cercherò di colpirlo nella zona verde, che è l'unica zona buona per abbattere la minaccia. Da un estremo all'altro, 3 a segno e 3 non pervenuti, vi dirò. Allora, con una mano sola non è piacevole sparare, per me non è stato piacevole, perché comunque vi dicevo, sapete che mi trascino da anni i problemi al gomito, no? E questo me li ha fatti risaltare fuori, che comunque è pesante, è lunga, scivolano le guancette, non ha una forma anatomica, una finger groove, ho dovuto stringere come un bue per tenerla. La doppia azione sì, è molto fluida, però comunque devo andare a compensare con le altre 3 dita e tirar parecchio, e mi ha fatto sentire questa cosa. Fosse mia, hog, monogrip, finger groove, bella piena, bella grossa, sicuramente migliorerebbe dal mio punto di vista il feeling con la macchina, perché sapete io sono fissato in questo modo. Però comunque non gli si può dire niente, cioè gran macchina. Un piccolo accorgimento sarebbe perfetta anche per me. Mirini non si perdono, perché comunque anche a occhi aperti il puntino rosso con i 2 puntini verdi dietro, giallo verdi, è un faro, quindi non si perde. Ripeto, il problema è fargli fare il lungo movimento della doppia azione, che non è dura e non è aspra, è fluida, però comunque è lunga, quindi vabbè, facciamone ancora. Facciamone ancora uno. Ultima lunetta con gli ultimi 6 colpi. Lo metto alla solita distanza, metà strada, e cercherò di fare dei double tap. Quindi 2, 4, 6. Per il resto, mano singola comunque sbattacchia un po' di più, ma è sempre riconducibile al poco grip che secondo me fa sulla mano del tiratore. Lasciamo perdere, direi. Allora, corsa lunga, quindi doppiare il colpo non è proprio facilissimo. Infatti vedo che l'ho buttato uno su, uno giù. Aspetta, abbastanza vergognoso come performance. Ripeto, non sono Jerry e non sono uno che ha esperienze di double tap o dinamico con i revolver, e sparpagliate ovunque. La lunga corsa, la doppia azione, anche se fluida, comunque a doppiare il colpo, farlo in bianco è un conto, tenerla mentre sbatte un altro. Ripeto, una palla pesante, lenta, che butta fuori, lei è anche sì pesante, però comunque una reazione gliela dà. E terza volta che lo dico, la guancettina in legno scivola, quindi
sarebbe una cosa che io andrei a cambiare. Comunque, siamo arrivati alla fine. Bene, siamo arrivati alla fine. Smith Wesson, Performance Center, 625 in 45 CP, alimentato con lunette. È un bel attrezzino di vocazione sportiva, ovviamente. Ognuno ha il suo settore. Io è una spesa che sinceramente non so se affronterei. Anche se il valore commerciale di un esemplare del genere, comunque si aggira, abbiamo trovato, si aggira intorno ai 500 euro, quindi secondo me è molto abbordabile. Tra l'altro ringrazio Gigi di Free Shot per avermela prestata, per averla fatta provare, perché sinceramente è un pezzo che ci tenevo fosse sul mio canale. Nuova, controllata, è doppio o tre volte tanto. Comunque, ecco, trovare un bel esemplare in usato, secondo me, per gli amanti del genere, ce lo si porta via con poco e si può divertire. Sia nel mirato che chi ce la fa nel dinamico. Che dicevo, sistema lunette particolare, però comunque è molto pratico. È classificata sportiva, meno ripetuto, come sempre vi dico, non prendete per oro colato quello che vi dico. Controllate ogni volta prima di fare delle spese o di andare a denunciare cose che poi magari non sono quelle. Controllate il sito del banco prova che ci si mette un secondo. Bene, allora anche per oggi, dalla linea dei 10 metri, JC ringrazia Gigi per aver prestato questa revolverona, lo staff per le riprese e montaggi video, lo staff dell'Isola del Tiro per gli spazi concessi e vi diamo appuntamento venerdì prossimo alle 18. Ciao!